riscattare il tracollo della settimana scorsa, cancellare la pessima prova fornita contro il traforo. Il tormentone che ha accompagnato la futura materia in questa settimana è stato principalmente questo. C'è però da affrontare l'ostacolo Orsa, una squadra in cerca di punti salvezza e assolutamente rinfrancata dalla cura Rispoli. Proprio lui, Cesare Rispoli, oggi affronta per la prima volta da avversario la futura. Sarà interessante anche la sua sfida tecnica con Pasquale Lamacchia. L'attesa è finita e adesso la parola passa a loro, i protagonisti. Dal Pala Ercole di Policoro, buon pomeriggio da Ricky Panariello. Siamo alle prime battute del match con Cesare Rispoli che ha scambiato con Patrick Di Pinto che allarga su Davi, fermato con decisione da Capitan Contini che allarga su Joao Alonso che prova ad andare via a Patrick Di Pinto che lo ferma in fallo laterale. Vediamo, diamo un'occhiata ai due schieramenti. Intanto c'è questa penetrazione di Stigliano al centro alla ricerca di Contini, intercettata da Rispoli. La futura è in campo con Michele Capozzi alla sua prima da titolare in campionato dopo il positivo esordio personale a Bisignano. Poi gli altri giocatori di movimento sono Capitan Contini e intanto attenzione il palo e poi la parata di Capozzi. Orsa vicinissima al vantaggio, palo clamoroso colpito da Saverio Giordano. Vediamo quindi davanti a Capozzi ci sono Stigliano, Joao Alonso, Contini e Claudio Fabiano che rientra dal turno di squalifica. Dall'altra parte ci sono il portiere Bertoli per l'Orsa, Rispoli, Davi, Di Pinto e Giordano. Palla tra i piedi del portiere di casa che effettua un lungo lancio, nessun problema per Michele Capozzi che ha già servito e messo in movimento Contini. Palla tra i piedi questa volta di Joao Alonso, si appoggia ancora all'indietro sul capitano Stigliano che scivola sul parquet pressato poi da Patrick Di Pinto, ma la futura riesce a gestire bene il possesso di palla, poi non riesce il tentativo di servizio di Fabiano nei confronti di Joao Alonso. Siamo dall'altra parte con Fabiano che rimedia chiudendo in fallo laterale in anticipo sulla corrente Giordano. Se ne sono andati i primi quasi due minuti dall'inizio dell'incontro. Intanto dalla distanza ci prova in due volte Di Pinto, ma nessun problema, non inquadra minimamente la porta. Quasi due minuti dall'inizio della partita. Quasi due minuti. Animi surriscaldati qui al Para Ercole con scambi di opinioni da una parte e dall'altra. Tanto la sfera si è persa sul fondo quando se ne sono andati due minuti in questo primo tempo, le prime battute iniziali. Siamo sullo 0-0 tra Orsa Avis Borussia e Futura. Vediamo Contini che riferma in qualche modo, poi è Rispoli, si immola Fabiano, ma la palla resta tra i giocatori, tra i piedi dei giocatori dell'Orsa e Stigliano chiude in fallo laterale. Rimessa per l'Orsa che viene battuta dall'ex di turno Cesarone Rispoli. Affronta per la prima volta da avversario la futura Matera, l'imperatore di Amalfi. Non riesce però, viene segnalata l'irregolarità da parte di Rispoli che protesta ad indirizzo dei direttori di gara che sono il signor Daddato di Verona e il signor La Calamita di Bari. Si riprenderà con una rimessa in gioco per la futura Matera effettuata in questo momento con Joao Alonso che ha ricevuto da Stigliano, restituisce palla a Stigliano, il folletto brasiliano, palla per Contini che in qualche modo l'aggancia, ma un tiro senza pretese, nessun problema per il portiere brasiliano Bertoli. Tanto ancora l'Orsa in possesso di palla con Rispoli.
vediamo, recupera molto bene João Alonso, che tenta però di mettere, di favorire lo scatto di Claudio Fabiano, ma non troppo lungo il passaggio del brasiliano per il compagno. Palla recuperata dall'Orsa, che agisce con Rispoli in avanti per Giordano, tallonato da Siliano, subisce forse l'intervento degli avversari, reclamano i giocatori dell'Orsa, proteste anche dalla panchina della formazione di casa, ma non è stato dello stesso parere il signor Daddato. Futura che resta in possesso di palla con Stigliano, allarga per Contini sulla destra, da Contini a João Alonso, ancora per con buona l'iniziativa di Contini, non la raggiunge, non raggiunge la sfera per un soffio João Alonso. Vediamo ancora l'Orsa in possesso di palla con Patrick Dipinto, allarga per Rispoli, in avanti ancora per Dipinto, tiro che viene intercettato da Osvaldo Stigliano, e quando sono, se ne sono andati quasi 4 minuti nel corso del primo tempo, il primo calcio d'angolo della partita lo guadagna l'Orsa. Siamo fermi sullo 0-0. Sul punto di battuta Davi ha servito all'indietro Rispoli, poi tenta di riservire il compagno, l'ex giocatore della Futura, ma Contini chiude bene in fallo laterale, chiama allo schema Rispoli e sul punto di battuta Orsa in maglia rossa quest'oggi. Ha battuto la rimessa Rispoli, palla tra i piedi di Giordano, affrontato ancora da Stigliano, Rispoli per Contini, attenzione, poi rimedia Fabiano in acrobazia all'intervento di Capozzi, che non era riuscito a trattenere la sfera, e Orsa che guadagna un calcio di punizione esattamente a metà tra il punto di battuta, il cerchio del centrocampo e la linea di porta difesa da Michele Capozzi. Il punto è, siamo più o meno lì, vediamo che confabulano Dipinto e il compagno di squadra Davi, uno dei due batterà il calcio di punizione. Vediamo Davi che parte da via, attenzione, c'è il gol, c'è il gol, si è fatta bucare la difesa della Futura, si è fatta bucare la difesa della Futura impreparata, e sono trascorsi esattamente 3 minuti e 53 secondi del primo tempo, la Futura è sotto nel punteggio. Tanto vediamo ora la Futura con Stigliano, prova la reazione, attenzione per un soffio, Fabiano non riesce, il tapin vincente a Claudio Fabiano, Futura che vicinissima al pareggio, immediatamente dopo pochi secondi il vantaggio ottenuto dall'Orsa, siglato da Davi. Orsa dunque in vantaggio, Futura che deve reagire, all'indietro per Capozzi che prova un lungo lancio in avanti per Fabiano, che si avvita bene in acrobazia ma non inquadra lo specchio della porta. E Futura che è andata con lo stesso Fabiano, ripetiamo, poc'anzi vicinissima al gol dell'1-1, che al momento il risultato però sta premiando i padroni di casa per effetto del gol messo a segno su calcio di punizione da Davi. Intanto vediamo Dipinto solo davanti a Capozzi, ma rinviene su di lui Contini e poi il rimpallo favorisce il capitano della Futura, la rimessa è per la sua squadra, da fare attenzione a Patrick Dipinto, uno che aveva iniziato la stagione con il Real Rogit. Lungo lancio di Capozzi in avanti alla ricerca di João Alonso, che viene fermato con le maniere forti da Rispoli, ma tutto regolare secondo il direttore di gara, non si lamenta nemmeno il giocatore brasiliano, quindi riteniamo
che l'intervento di Rispoli non è stato giudicato irregolare. Intanto ancora l'Orse con lo stesso Rispoli che, come abbiamo sottolineato a inizio gara, affronta per la prima volta da ex la sua squadra. Vediamo João Alonso affrontato da Dipinto, fermato in fallo laterale da Patrick Dipinto, che poi provoca il giocatore brasiliano. Intanto ancora ci sono proteste da parte di Patrick Dipinto nei confronti degli avversari. Intanto ci sono proteste, animi tesi in campo tra Fabiano e Rispoli, che hanno seguito gli screzzi tra Dipinto e João Alonso, anche se non c'è stato alcun cenno di reazione da parte dei giocatori della Futura. Poi c'è stato questo screzio tra Fabiano e Rispoli. Intanto lo stesso Fabiano chiama alla parata Bertoli, che poi perfeziona il disinvegno con un lungo rinvio che finisce direttamente a fondo campo, rimessa per la Futura che sta per essere effettuata da Michele Capozzi. Vediamo, ha servito João Alonso che allarga per Contini, in avanti Fabiano ha spazio ma arretra Fabiano, poi chiama in causa Stigliano, ancora buona la triangolazione e poi attenzione, c'è il fallo, viene con la Futura giunta nei pressi della porta di Bertoli. La Futura viene sventolato il cartellino ai danni di Rispoli quando se ne sono andati 5 minuti e 8 secondi. Sì. Non è stato concesso il vantaggio da parte del signor Daddato. Si riprenderà con un calcio di punizione per la Futura Matera. Proteste da parte del team materano poiché si richiedeva di far terminare l'azione poiché la Futura era in possesso di palla. È arrivato il fischio del direttore di gara che ha interrotto l'azione offensiva dei Montoni per sanzionare con il cartellino giallo Rispoli. Rispoli ora deve stare attento, infatti è uscito, ha lasciato il campo per far posto a Giuliano Sciarnoschi. Tanto attenzione, João Alonso cerca di sorprendere con questo calcio di punizione, tira direttamente in porta ma la palla termina di poco fuori, termina sull'esterno della rete. È entrato, dicevamo, Giuliano Sciarnoschi che ha fatto ritorno in Italia dopo la parentesi in Brasile. Attenzione, Dipinto in due tempi scambia con Davi che viene anticipato al momento di concludere dal tempestivo intervento di Claudio Fabiano. Si resta sull'1-0 per l'Orsa. Ma la Futura è viva, a differenza di 7 giorni fa con il traforo. Intanto è entrato Cesar Cosano, è entrato con il numero 29 e anche in campo l'altro Cesar Cosano. Intanto la Futura recupera bene un pallone con Stigliano che cerca di andare via Giordano, ma quest'ultimo lo ferma in fallo laterale. Rimessa già battuta con Stigliano che ha servito João Alonso. L'Orsa in questo momento è schierata, in avanti Fabiano tallonato dal nuovo entrato Cesar Cosano. Stigliano prova ad andare via Giordano ma in scivolata il giocatore con la maglia numero 9 dell'Orsa non abbocca alla finta di Stigliano, lo chiude in fallo laterale e lo stesso Giordano poi lascia il posto all'allenatore giocatore Fabio Siviglia. João Alonso chiama in causa direttamente Capozzi, vediamo, tenta di lanciare in profondità Stigliano il portiere ma Stigliano però viene chiuso in fallo laterale. Poi sul seguire dell'azione Contini non inquadra lo specchio della porta. Siamo ancora sull'1-0 a favore dell'Orsa quando se ne sono andati 6 minuti e 15 secondi del primo tempo. Vediamo Fabio Siviglia lotta con Osvaldo Stigliano, poi palla tra i piedi di Giuliano Sciarnoschi che prova un lancio in profondità per i propri compagni ma viene intercettato per un attimo da Fabiano. Non ha fretta Sciarnoschi di accelerare, la sua squadra è in vantaggio.
Orsa in possesso di palla in avanti con Fabio Siviglia che lotta con Contini ma mantiene il possesso di palla e si riesce a servire molto bene Sciarnoschi che dalla distanza finta la conclusione, viene ribattuto da Fabiano, ancora all'indietro per l'autore del gol Davi. Possesso di palla molto efficace per i padroni di casa, vediamo Siviglia ci riprova e chiama in causa Capozzi che si distende e devia in calcio d'angolo. Altro tiro dalla bandierina a favore dei padroni di casa, se lo va a battere l'autore del gol Davi, sul punto di battuta il numero 17 allarga per chiama al tiro Cesar Cosano ma palla fuori. Capozzi poi prova a lanciare Capitan Contini ma non è impreciso il lancio del portiere, tanto lascia il campo Joao Alonso a beneficio di Francesco Mancini. Più fisicità attualmente nello scacchiere tattico di mister Pasquale Lamacchia. Tanto chiede di alzare il pressing il tecnico materano, infatti vediamo che sono molto alti i suoi giocatori. Intercetta poi Stigliano che lotta con Fabio Siviglia, si viene concesso questa volta il vantaggio e viene ammonito anche Sciarnoschi per l'intervento in scivolata giudicato cattivo dal signor Daddato. Punizione ancora per la futura Matera quando sono trascorsi 7 minuti e 36 secondi del primo tempo. Il risultato è fermo sul 1-0 a favore dei padroni di casa dell'Orsa, ma la futura batterà un calcio di punizione e registriamo la seconda ammonizione ai danni di Sciarnoschi per dell'Orsa. Sono due gli ammoniti per conto della squadra di Siviglia, vale a dire Rispoli e Sciarnoschi. Vediamo che Stigliano è pronto a battere questo calcio di punizione, si attende solo il fischio del direttore di gara che avviene in questo momento. E Contini che finta la conclusione ma sbaglia Contini, può andare via Sciarnoschi da solo, Capozzi, è monumentale l'intervento di Capozzi che è rimasto in piedi davanti a Sciarnoschi e ha impedito che il tiro del giocatore brasiliano producesse un'altra marcatura per i padroni di casa. Grande intervento di Capozzi che tiene in partita i suoi. Poi vediamo Mancini che rimedia molto bene, Mancini che se ne va in dribbling ma viene fermato da Cesar Cosano, perde palla Mancini, avrebbe dovuto passarla prima. Vediamo ancora l'Orsa in avanti con Cesar Cosano, all'indietro per Davi, pallone di ritorno per Cosano costretto a retrocedere ancora su Davi, in avanti per Sciarnoschi tallonato da Fabiano. Fabiano in qualche modo lo interviene sulla palla ma la stessa resta tra i piedi dei giocatori della squadra di Siviglia. Vediamo Cosano che però non riesce ad agganciare il servizio di Davi e regala la rimessa alla futura Matera che va a battere Osvaldo Stigliano. Servito Fabiano che è rientrato in campo da poco. Stigliano con la palla tra i piedi, serve Mancini che tenta di lanciare Contini ma è tempestivo e provvidenziale l'intervento di Cesar Cosano che lo chiude in calcio d'angolo. Chiama allo schema Contini i propri compagni, vediamo Stigliano ancora calcio d'angolo, un altro guadagna un altro calcio d'angolo il numero 10 della futura. Sono passati 8 minuti e sta per scoccare qua il nono minuto del primo tempo, sempre 1-0 per l'Orsa. Vediamo Contini, prova a chiama al tiro Mancini ma è una conclusione molto imprecisa da parte del pivot molisano che finisce ampiamente alta sopra la traversa. Orsa che può ripartire. Vediamo Cosano che manovra sull'out di sinistra, serve sull'altro fronte Sciarnoschi, restituisce palla a Sciarnoschi. Sciarnoschi che cerca di gestire la palla tra i piedi e invita alla calma i propri compagni, invita a fare movimento senza palla ma in maniera molto tranquilla. Vediamo
Sharnowski che lancia in avanti Siviglia, chiamato in causa nuovamente Patrick Di Pinto, da questi a Cesar Cosano. Dialogano i due, poi se ne va Di Pinto a spazio, vediamo, Di Pinto prova uno con lo scavetto e palla che per fortuna della Futura finisce di poco alta sopra la traversa, vicinissima al raddoppio la squadra di casa con questa bella azione di Patrick Di Pinto che ha graziato la Futura. Intanto vediamo Mancini che prova a mettere in movimento Fabiano, preferisce non tirare il pivot di Pasquale Lamacchia, finisce fuori però la sfera, nulla di fatto per la Futura. Intanto è rientrato in campo Cesare Rispoli che ha dato il cambio a Sharnowski, vediamo Mancini che recupera palla e lotta con lo stesso Rispoli che ha la meglio, orsa in avanti con Fabio Siviglia che chiama in causa Rispoli che di prima serve Cosano, poi da questi affrontato da Fabiano e chiuso in calcio d'angolo, no, è stato il giocatore dell'Orsa l'ultimo a toccare. Vediamo che il lancio di Capozzi per Stigliano, poi in qualche modo Mancini ferma Fabio Siviglia, ma l'ultimo tocco è del giocatore della Futura e la rimessa è per i padroni di casa con Patrick Di Pinto pronto a battere. Ha servito Rispoli, da questi a Cesar Cosano. Ancora Rispoli allarga sulla destra per Di Pinto, pallone di ritorno per il centrale di Amalfi, poi Fabiano che lotta e in qualche modo riesce a fermare l'avversario, palla che resta tra i piedi dei giocatori di Siviglia, poi è Stigliano molto bravo a intervenire su Cosano finisce in fallo laterale la sfera per la rimessa che è a beneficio dei padroni di casa. Orsa che resta in zona d'attacco e quando abbiamo oltrepassato la metà del primo tempo l'Orsa conduce sempre per una rete a zero grazie al gol messo a segno dopo meno di 4 minuti di questo primo tempo da parte di Davi su calcio di punizione. Vediamo, il gioco è ripreso con Rispoli che ha ricevuto da Di Pinto e allarga su Cosano, ancora pallone tra i piedi di Rispoli, in avanti per Di Pinto. Di Pinto prova una conclusione, lo ferma Mancini però in scivolata, ma è l'Orsa ancora che ha la palla tra i piedi, ma la rimessa la guadagna alla fine la Futura Matera, già battuta da Capitan Contini. Intanto fa il suo ingresso in campo Marco Perrucci al posto di Fabiano, un Fabiano che un po' evidentemente un po' nervoso, anche se è stato molto utile. Vediamo, lotta Perrucci con Di Pinto che alla fine riesce ad avere la meglio l'esperto giocatore di Scanzano e guadagna lui la rimessa laterale, rimessa per l'Orsa battuta dallo stesso Patrick Di Pinto che chiama in causa Rispoli. Ancora Di Pinto che avanza a una velocità bassissima, Orsa che si accontenta di gestire la situazione. Tanto vediamo Rispoli, va via a Mancini, lotta con Mancini, poi è Contini che chiude in fallo laterale e regala la rimessa ai padroni di casa. Rispoli che effettua la rimessa e si appoggia su Cesar Cosano, da questi a Patrick Di Pinto, affrontato da Perrucci con un doppio passo, cerca di eludere la marcatura di Perrucci, ma questi tallona l'atleta di Scanzano. Palla ancora tra i piedi dei giocatori dell'Orsa con Rispoli che dialoga e palleggia con il proprio compagno di squadra Cosano. Futura che deve salire come chiede il proprio allenatore. Vediamo Perrucci che riesce ad avere la meglio in qualche modo su Di Pinto, ma alla fine non riesce a servire Mancini e la rimessa la riguadagna ancora la squadra di Fabio Siviglia. Vediamo Rispoli in avanti in profondità per lo stesso Fabio Siviglia, ma arriva prima di tutti Capozzi protetto da Stigliano. Palla tra i piedi di Stigliano che allarga sulla destra per Perrucci. Ancora Stigliano, l'Orsa che è schierata. Stigliano prova ad andare via a Siviglia, poi è Siviglia l'ultimo a toccare, ma favorisce di fatto l'intervento del proprio portiere che rimette subito in gioco la sfera sui piedi di Cesar Cosano. Vediamo
per ancora palla per Rispoli che lancia in avanti Siviglia, tallonato sempre come un'ombra da Stigliano, alla fine alla meglio Stigliano e subisce fallo il numero 10 della Futura dal suo ex compagno di squadra Fabio Siviglia. Ricordiamo che Osvaldo Stigliano ha militato due stagioni or sono nella squadra di Patron Siviglia. Quando vinse il campionato ottenne la storica promozione in Serie B proprio qui al Pala Ercole. Tanto ancora vediamo dipinto che riesce ad avere la meglio su Contini e Perrucci, palla tra i piedi di Cesare Rispoli, prova poi dipinto, non riesce a servire Cosano, Contini che poi non, Contini però non raggiunge Stigliano e la rimessa è per l'Orsa. In avanti è intervenuto Capozzi, Futura con la palla tra i piedi, riceve Fabiano, Fabiano allarga per Mancini che non riesce ad agganciare la sfera e palla che finisce fuori. C'è un cambio nella disposizione tattica di Pasquale Lamacchia in questo momento con l'uscita di Stigliano e il capitan Contini che va a ricoprire il ruolo di centrale difensivo. Tanto vediamo l'Orsa che manovra ancora con Davi, l'autore del gol che fino a questo momento sta decidendo la partita. Ancora Davi ha ricevuto da Cosano. In avanti per Giordano, fermato da Contini, voleva lui la rimessa il capitano materano, ma non è dello stesso parere il direttore di gara che dice che la rimessa è per l'Orsa che viene battuta in questo momento da David. Ha servito Sciarnoschi, dipinto, si accentra e scarica su Sciarnoschi, da questi ancora a David che allarga di nuovo verso il giocatore brasiliano. Giordano chiama al tiro Sciarnoschi, è una conclusione deviata, insidiosa, che finisce non lontana dal palo alla sinistra di Michele Capozzi e termina la sua corsa in calcio d'angolo. Altro calcio d'angolo per i padroni di casa quando mancano meno di 6 minuti alla conclusione di questa prima frazione. Intanto vediamo Sciarnoschi effettua un tiro dalla distanza che però non crea alcun problema all'estremo difensore della Futura Matera Capozzi, che può ripartire. In questo momento ha servito il proprio compagno Joao Alonso, da questi a Fabiano che ha stato pressato subito da tre avversari. Vediamo Contini che non è riuscito a favorire Perrucci per complice una deviazione di un avversario, poi Contini lotta con dipinto Sciarnoschi che subisce la pressione di Perrucci, che è palla che finisce in fallo laterale. Futura che comunque sta provando a reagire, a mettere in campo tutte le energie necessarie per poter riprendere questa partita, che finora la sta vedendo sotto di una rete a zero per effetto del gol siglato a meno di 4 minuti dall'inizio da un calcio di punizione trasformato da Davi. Intanto è stato chiesto il time out da Pasquale Lamacchia, che sta strillando i suoi e la macchia che sta cercando di far capire ai suoi come devono mettere in pratica gli schemi da lui impartiti. In particolare sta catechizzando capitan Contini, che ha avuto l'opportunità di imbastire delle azioni interessantissime ma che non hanno prodotto i benefici sperati. Futura che in questo momento è in campo con Capozzi, Contini, Joao Alonso, Perrucci e Fabiano. Tanto i giocatori riprendono il loro posto sul parquet, si riprenderà con una rimessa in gioco da parte della Futura, una rimessa laterale per la precisione, che sta per essere battuta da Joao Alonso. Si riprende, Joao Alonso ha servito il proprio capitano Contini,
che ha chiamato in causa Perrucci, prova ad andare via Perrucci e cerca di lanciare in profondità Contini, poi João Alonso anticipa in qualche modo un avversario, palla tra i piedi di Contini che allarga molto bene per Fabiano che non riesce, non si intende poi con João Alonso che era scattato con leggermente in anticipo. E peccato, Futura che stava proponendosi in velocità e stava creando comunque, c'erano le possibilità di creare difficoltà agli avversari. Orsa che gestisce la sfera in questo momento con il proprio portiere, avanza Di Pinto in avanti ma non riesce a servire Giordano e recupera Contini, siamo in superiorità numerica, vediamo Fabiano per Contini, murato letteralmente dal recupero di Di Pinto, occasionissima per il pareggio a poco più di 4 minuti dal termine per la Futura, ma è stato bravissimo Di Pinto a murare la conclusione a botta sicura di Contini. Orsa che resta avanti, poi attenzione c'è un blocco da parte di Giordano ai danni di João Alonso che viene ravvisato e sanzionato dal direttore di gara, gioco nuovamente fermo, anzi no, viene segnalato il quinto fallo da parte commesso ai giocatori dell'Orsa e dal prossimo, prossimo fallo a proprio favore, la Futura andrà a tiro libero. Vediamo che chiede di alzare i ritmi Pasquale Lamacchia. Vediamo Perrucci, punta João Alonso che cerca di andare via Sciarnoschi. Poi l'ultimo tocco è di Saverio Giordano e la rimessa è per la Futura. Orsa che si affida molto al pressing del giocatore in maglia numero 9, Saverio Giordano. Vediamo ancora, Fabiano prova in qualche modo ad andare via a Davi, favorisce il recupero di João Alonso che viene poi tamponato da Di Pinto, ma alla fine l'Orsa riesce a riconquistare la sfera con Sciarnoschi. Di Pinto che dialoga con Sciarnoschi, in avanti per Davi, palla all'indietro per Sciarnoschi ancora, si scambiano da vicino la sfera i due giocatori, lungo lancio in avanti di Davi e Capozzi, la blocca la sfera e mette subito in movimento Fabiano che prova ad andarsene, serve Perrucci che prova Perrucci e di poco alta sopra la travesa, ma c'è stato un tocco da parte di un avversario e c'è il calcio d'angolo a favore della Futura, Futura che è andata vicinissima al pareggio qualche secondo fa con una bella conclusione dalla distanza di Marco Perrucci. Calcio d'angolo che sta per essere battuto dal capitano della Futura Matera, Luciano Contini. Contini all'indietro per João Alonso. João Alonso che chiama in causa Stigliano che ha preso il posto di Perrucci, pallone di ritorno per João Alonso ben servito da Contini ma non riesce a stoppare il pallone che gli passa da sotto le scarpe e finisce fuori, si esaurisce l'azione offensiva di Futura, può ripartire l'Orsa ma non si intende Cesar Cosano con Giordano, Futura ancora nuovamente in avanti, vediamo Fabiano che chiama in causa Bertoli a tu per tu e poi è João Alonso, tempestivo l'intervento di João Alonso che chiude in fallo laterale Giordano. Rispoli va a battere la rimessa ma chiama in causa ancora Giordano che prova ad andarsene a due avversari che lo fermano in maniera regolare e l'Orsa guadagna un'altra rimessa già battuta da Rispoli, pallone tra i piedi di Davi all'indietro per Cesar Cosano, da questi ancora a Rispoli che serve in avanti Giordano chiama in causa dall'altra parte Cesar Cosano, all'indietro per Rispoli, ancora Rispoli riceve da Cesar Cosano e serve Davi, in avanti per Giordano, Orsa che gestisce il possesso di palla, Futura che deve pressare, vediamo che João Alonso ferma in qualche modo in fallo laterale l'iniziativa di Cesare Rispoli. Mancano meno di due minuti alla fine del primo tempo, Orsa sempre avanti per una rete a zero grazie al gol siglato a inizio partita da Davi.
vediamo che la intercetta Contini, in qualche modo Contini, e lotta, gira per João Alonso, ci prova dalla distanza João Alonso, ma la sua conclusione viene sporcata da Rispoli e poi César Cosano non riesce a tenerla in campo. Futuro che guadagna una rimessa in zona d'attacco con Contini che la va a battere e chiama allo schema i propri compagni. Tanto il gioco è fermo. Vediamo che Contini batte la rimessa laterale. Fabiano prova una conclusione dalla distanza, viene fermato in, ancora in, crediamo in fallo laterale dall'intervento di Davi. Rimessa ancora per la Futura, battuta da Contini, palla tra i piedi di João Alonso. Questa volta è l'Orsa che ha alzato il pressing, ma la Futura mantiene possesso di palla con Osvaldo Stigliano che prova ad andare via Giordano, ma è in vantaggio il giocatore di casa. E palla che viene per un attimo recuperata dall'Orsa. Vediamo Contini che mette in movimento Fabiano al centro del gol di João Alonso a 57 secondi dalla fine. La Futura viene premiata e ottiene il meritato pareggio. Per quanto si stava vedendo negli ultimi minuti, il pareggio che porta la firma di João Alonso a poco meno di un minuto dal termine della prima frazione. Futura che perviene al pareggio. Bellissima l'azione corale dopo un pallone recuperato da Capitan Contini che ha servito sulla destra Fabiano che di prima ha messo al centro per l'accorrente João Alonso che senza difficoltà ha mandato la sfera alle spalle di Bertoli. E dunque cambia il punteggio con le due squadre che tornano in parità 1-1. Vediamo che recupera però la sfera, l'Orsa con, la gestisce con Giordano che lotta con Marco Perrucci, riesce ad andare via Giordano, poi serve Rispoli che cincischia un attimo sulla sfera, chiama in causa il portiere da Bertoli che effettua un lungo lancio in avanti per Cosano, Cosano, attenzione, grande parata di Capozzi, ma l'azione non è finita e torna avanti l'Orsa. Questo, ancora lui, Davi, evidentemente aveva un conto in sospeso, Davi. Torna avanti l'Orsa, ma è stata poco reattiva questa volta in fase difensiva la squadra di Mister La Macchia, dopo il miracolo compiuto da Capozzi sulla ribattuta dello stesso Davi. Non è sopraggiunto nessuno per impedire la conclusione dell'accorrente numero 17 che non ha dato più scampo però al portiere ospite. Tanto ancora la Futura con Stigliano che va via a Rispoli, poi scivola Stigliano e consente il recupero, ma lo stesso Stigliano, attenzione, finisce a terra, reclama la Futura per un calcio di rigore, recupera palla però Fabiano, ci prova Fabiano e la alza in calcio d'angolo, Bertoli. Tanto protesta ancora Stigliano nei confronti del direttore di gara, chiedeva il fallo da parte di Saverio Giordano. E intanto ancora ci sono proteste da parte di Contini nei confronti del direttore di gara, reo di non aver sanzionato l'irregolarità. Mancano meno di 4 secondi alla fine del primo tempo, al suono della sirena. Futura che ha a disposizione l'ultima chance per venire al pareggio e guadagna un calcio d'angolo, 3 secondi e 6 centesimi da giocare ancora. Ci prova Perrucci, finisce e suona la sirena, si va negli spogliatoi con il punteggio di 2-1 a favore dell'Orsa per effetto dei gol della doppietta di Davi e inframmezzate dal momentaneo pareggio di João Alonso. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 per l'Orsa. Non sappiamo se riusciremo a catturare qualche protagonista qui alle nostre spalle. Chiudiamo un attimo il collegamento.
Riprendiamo la linea dal Pala Ercole, si è appena concluso il primo tempo tra Orsa e Futura, primo tempo che in un finale rocambolesco ha visto l'Orsa tornare in vantaggio e andare al riposo avanti di un gol nei confronti della Futura Matera. Abbiamo qui uno dei protagonisti assenti delle file dell'Orsa, Armando Fagnano, che ha dovuto dare forfè proprio a causa di un infortunio patito nell'ultimo allenamento. Dunque è dura stare fuori, Armando. Buon pomeriggio a tutti. Sì, da fuori vedi molto meglio la partita. Comunque siamo avanti di un gol, meritato penso. Abbiamo avuto molte occasioni, ma non, come sempre, non riusciamo a mettere la palla dentro, ma speriamo nel secondo tempo di migliorarci sotto porta e di vincere questo derby. Diciamo la Futura, che però ti aspettavi che una Futura diversa rispetto a quella di 7 giorni fa, non pervenuta praticamente contro il Traforo, Futura che comunque è rimasta in partita, è ancora in partita e ha reclamato nelle battute finali con Stigliano un presunto calcio di rigore. Sì, ho visto che anche da fuori mancano molti giocatori come Grandinetti, La Torre, che forse non è al top, non so. Però comunque il quartetto è molto grintoso e come sempre una squadra che si vede dai punti in classifica che ha, molto rognosa e danno filo da torcere fino alla fine. Una vittoria comunque che per voi significherebbe tanto in vista del prossimo scontro ancora più diretto contro il Bisceglie. Sì. Andiamo, se portiamo a casa dei punti oggi, andiamo con un'altra testa e magari arrivare a quel punto bisognerebbe la salvezza. Speriamo in qualcosa di positivo. Ce l'auguriamo. Grazie ad Armando Fagnà. E dunque noi chiudiamo qui momentaneamente il collegamento, lo riprenderemo a inizio del secondo tempo. Ricordiamo solo il punteggio con il quale si è chiusa la prima frazione, che vede avanti l'Orsa per 2-1 nei confronti della Futura Matera, e reti che hanno portato la firma di Davi, pareggio momentaneo per la Futura di João Alonso e pochi secondi dopo ancora Davi ha corretto in rete una respinta di Capozzi su Giordano. Chiudiamo qui il collegamento e lo riprenderemo più tardi.
Rieccoci qui dal Pala Ercole di Policoro, dove sta per avere inizio il secondo tempo tra Orsa Avis Borussia e Futura Matera. Ricordiamo che il primo tempo si è concluso con la squadra di casa dell'Orsa in vantaggio per 2-1 per effetto dei gol realizzati da Davi, che ha messo a segno una doppietta, e in mezzo il gol del momentaneo pari di Joao Alonso. Le due squadre si ripresentano in campo con la Futura che riconferma gli stessi 5 uomini con cui ha iniziato la partita, vale a dire Michele Capozzi tra i pali, Osvaldo Stigliano, Luciano Contini il capitano, Joao Alonso e Claudio Fabiano. Risponde la squadra dell'Orsa con il portiere Bertoli, Sciarnoschi, Dipinto, Davi e Fabio Siviglia, l'allenatore e giocatore della squadra di casa. I direttori di gara, ricordiamo, sono il signor Daddato di Verona e il signor La Calamita di Bari, con il cronometrista che è il signor La Penta di Moliterno. È tutto pronto per la ripresa del gioco, ma gli arbitri stanno verificando se tutto sia in regola, e vediamo che la Futura è pronta a dare il calcio d'inizio di questo secondo tempo. Vediamo sul pallone Capitan Contini e Fabiano. Parte in questo momento il secondo tempo con la Futura che ha battuto il calcio d'inizio. Vediamo, Joao Alonso ha ricevuto da Stigliano e allarga su Contini. Vediamo ancora Joao Alonso che allarga Stigliano, che cerca di andare via a Dipinto. Stigliano, poi lo stesso Dipinto lo chiude in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Futura. Fabiano ci prova e subito la Futura vicinissima al pareggio dopo appena 20 secondi dal fischio d'inizio di questo secondo tempo. Claudio Fabiano ha avuto tra i piedi la palla del possibile 2-2, ma palla che è finita di poco al lato. Intanto vediamo ora l'Orsa, che siamo già dalla parte avanti con l'autore del gol, Davi, che chiama in causa Capozzi, però può ridistendersi ancora la Futura, e Contini solo davanti, e grandissimo Contini, grandissimo gol! Questo è un pezzo di bravura del capitano della Futura, Lucio Contini, riporta tutto in parità quando se ne sono andati appena 44 secondi di questo secondo tempo. La Futura perviene al pareggio con un gol capolavoro di Luciano Contini. 2-2, bravissimo il capitano della Futura, un gol simile a quello messo a segno nel vittorioso derby della seconda giornata di campionato da parte di Contini. Tutto in parità, Futura che è entrata in campo con lo stesso spirito comunque che aveva chiuso la prima frazione, che l'ha vista finire sotto di 2-1, ma più che mai reattiva la squadra di mister La Macchia. Tanto ancora vediamo l'Orsa con Siviglia che viene fermato in qualche modo dall'assetto difensivo della Futura. Ancora l'Orsa però che insiste con Davi, prova una conclusione da fuori, ancora Sciarnoschi, palla fuori, finisce fuori e quando se ne sono andati i primi 62 secondi della ripresa. 2-2, cambiato il punteggio di nuovo a inizio ripresa, così come era cambiato alla fine del primo tempo. La Futura che è pervenuta al pareggio, e intanto ancora Joao Alonso imbeccato alla perfezione da Stigliano, non riesce a indirizzare la sfera nel punto giusto, qualche centimetro in più per il folletto brasiliano non avrebbe guastato. Tanto vediamo l'Orsa, le due squadre che arrivano a questo appuntamento con Futura che reduce dalla tremenda batosta in casa del Traforo di 7 giorni fa, quando ha chiuso con un pesante passivo di 5-1. E intanto ancora l'Orsa si propone in avanti con un pericolosissimo Davi, ispirato molto il giocatore oggi, giocatore spagnolo. Ancora Davi, prestato da Contini, che lo chiude in fallo laterale. Il Futura che si è aggrappata al proprio capitano e che ha trovato il gol del pareggio con una giocata fantastica. Vediamo ancora l'Orsa in avanti che con Dipinto che reclama il fallo da Contini, reclama che poi si chiariscono in qualche modo i due. Vediamo che la Futura gestisce il possesso di palla con il proprio capitano chiuso in fallo laterale da Dipinto. Palla tra i piedi di Stigliano,
che chiama in causa Capozzi, lungo lancio in avanti alla ricerca di Contini, palla fuori, si esaurisce qui questo tentativo d'attacco da parte della formazione ospite. Vediamo che l'Orsa, che è tornata in possesso di palla con Sciarnoschi, che dialoga con l'autore della doppietta, Davi. Orsa che attualmente occupa la terzultima posizione in campionato davanti a Guardia Perticara e Diaz Bisceglie. Quando vediamo ancora dipinto, affrontato da Stigliano in maniera in qualche modo vincente, poi però Joao Alonso cerca il rimpallo di un avversario, non lo trova e la rimessa laterale è per la squadra di casa. Attacca l'Orsa con Giuliano Sciarnoschi, affrontato da Fabiano, tenta un'improbabile conclusione dalla distanza Sciarnoschi, palla che finisce lontanissima dallo specchio della porta. Futura che può ripartire con Joao Alonso, Fabiano in avanti ancora per Joao Alonso che per un attimo era riuscito a superare Bertoli e poi è stato chiuso in calcio d'angolo da Fabio Siviglia, poi plateali le proteste, c'è nervosismo che aleggia soprattutto tra i padroni di casa, non capiamo il motivo. Intanto la Futura batte un calcio d'angolo con Bertoli che anticipa l'intervento di Joao Alonso, poi attenzione, scatta in avanti Siviglia, era stato messo in movimento splendidamente da parte di Sciarnoschi ma non aggancia per un pelo l'allenatore giocatore della squadra di casa. Vediamo la Futura che è in possesso di palla con Contini, tallonato dall'ex compagno di squadra Cesare Rispoli. Cesare Rispoli che affronta per la prima volta oggi da avversario la sua ex squadra dopo 3 anni splendidi nella città dei Sassi, nell'ultima parentesi del giocatore amalfitano. Vediamo ancora l'Orsa con dipinto, chiede palla Rispoli ma non la ottiene ancora. Orsa in avanti con Fabio Siviglia, pressato da Capitan Contini, chiama ancora al tiro Davi, ma questa volta è imprecisa la conclusione del giocatore spagnolo e finisce fuori. Futura che può ripartire e intanto si arrabbia Stigliano con il proprio portiere che gli chiedeva di non avere fretta. Intanto vediamo Joao Alonso va via a rispondere, attenzione, grande parata con la mano aperta di Bertoli, grande la parata del portiere di casa che ha detto no al tentativo in transizione di Joao Alonso. E Futura vicinissima al vantaggio, al gol del sorpasso. E questa volta invece assistiamo a una rimessa in zona d'attacco da parte è un corner per l'Orsa, battuto da Rispoli, che chiama in causa all'indietro Davi, da questi ha dipinto. Insiste l'Orsa ma ci prova dalla distanza dipinto, ma Joao Alonso lo chiude in fallo laterale. Rimessa già battuta, palla tra i piedi di Davi, da questi a Rispoli. Vediamo in avanti, dialoga Davi con Siviglia, poi tiene in campo la sfera il giocatore spagnolo, ma poi Stigliano nel tentativo di imbastire un'altra azione in transizione non riesce a tenere la sfera in campo. Se ne sono andati i primi 4 minuti e 11 secondi del secondo tempo, risultato fermo sul 2-2 tra Orsa Avis Borussia e Futura Matera. Vediamo ancora l'Orsa con Davi che serve molto bene Siviglia in avanti, Siviglia all'indietro ancora per Davi, forse è uno schema, ci prova Davi, pallone che si alza di poco sulla traversa della porta difesa da Capozzi. Orsa che non ci sta e prova a rifarsi sotto alla ricerca del gol del nuovo sorpasso. Futura che però sta tenendo bene in questo frangente. Fabiano se ne va e chiama in causa Perrucci, lotta Marco Perrucci e ottiene, per effetto del tocco di dipinto, ottiene una rimessa laterale battuta dallo stesso Millennial. Vediamo Stigliano, prova ad andare via a Rispoli, però alla meglio l'ex giocatore dell'Orsa, e adesso l'Orsa è in superiorità numerica, poi però rinviene bene Fabiano e favorisce l'intervento di Capozzi, poi si lotta su ogni pallone. Vediamo Siviglia, Fabio Siviglia che avanza e viene fermato da Contini, l'ultimo tocco è dell'allenatore giocatore dell'Orsa e la rimessa è per la Futura. Quando sono trascorsi quasi 5 minuti dall'inizio di questa ripresa,
punteggio sul 2-2, rimessa battuta ancora dal capitano Materano. All'indietro Contini per Perrucci, in avanti per Fabiano, affrontato da Cesar Cosano. Ci prova Fabiano, attenzione, due volte con le mani Bertoli impedisce anche a Stigliano di ribadire in rete la prima respinta. Futura ancora vicina al vantaggio. Futura che è partita con un piglio diverso rispetto alla prima frazione, la squadra di La Macchia, ed è stata subito premiata dal pareggio messo a segno in apertura da Capitan Contini. Attenzione, una deviazione fa terminare la sfera sul palo e Futura vicinissima ancora al vantaggio. Futura che ha avuto già almeno tre occasioni per portarsi avanti in questo secondo tempo. Ah, si è salvato questa volta Bertoli con l'aiuto del montante. Vediamo che ancora riesce ad andare via Contini, poi Siviglia non riesce a battere correttamente a rete, palla poi tra Fabiano che con una finta elude l'intervento di Siviglia e poi risolve tutto in fallo laterale, la scivolata di Davi. Orsa che sta comunque una partita viva tra le due, giocata bene da entrambe le squadre, con l'Orsa che però sta rischiando qualcosa in più e deve rischiare qualcosa d'altronde, vista la posizione di classifica che vede l'Orsa appunto al terzultimo posto alla ricerca di punti salvezza. Futura che è avanti 11 punti alla formazione di divario che comunque non si è notato poiché le squadre si sono equivalse fino a questo momento. Futura che, come dicevamo, arriva a questo match che è decisa a cambiare rotta dopo la pessima prestazione fornita in casa del Traforo. Una Futura non pervenuta praticamente. Tanto vediamo Stigliano che vince un primo rimpallo con Rispoli, poi preferisce fare tutto da solo e non serve Fabiano che era meglio posizionato. Orsa in avanti con Cesar Cosano. Tiene in campo la sfera il numero 29 di casa. Vediamo Rispoli dall'altra parte, ci prova Rispoli e chiama in causa Capozzi, poi Stigliano che si trascina però lui stesso, e lui l'ultimo a toccare, regala il corner alla squadra di casa. Intanto il direttore di gara ha fermato il gioco, ci sono proteste da parte della panchina del Matera e viene richiamato il tecnico della squadra ospite, Pasquale La Macchia. Vediamo che l'Orsa va al tiro dalla bandierina con Rispoli che ha servito ancora Davi. Cesar Cosano prova a imbeccare Giordano ma è tempestivo e provvidenziale l'intervento di Capitan Contini. Vediamo ancora Davi tallonato da Fabiano, chiama in causa direttamente il portiere Bertoli che è diventato protagonista in questo secondo tempo mettendosi in luce con degli interventi che stanno tenendo il risultato fermo sul 2-2. Vediamo Rispoli, l'Orsa che gestisce la sfera con Davi e prova a riportarsi dalle parti di Capozzi. Rispoli dialoga con Giordano, ci prova e Capozzi compie una grande parata. Si salva la Futura questa volta quando se ne sono andati 7 minuti e 7 secondi di questa ripresa. Futura che è stata salvata questa volta dal proprio portiere Capozzi che ha detto no a una tremenda conclusione di Rispoli. Vediamo ancora, insiste l'Orsa, ma la Futura si salva, mettevi in qualche modo fuori per un attimo, ma è ancora Davi che poi è lui stesso che pasticcia e si trascina la sfera oltre la linea di fondo e regala la rimessa alla Futura. Rimessa effettuata da Capozzi che ha messo sui piedi di Marco Perrucci. Marco Perrucci in avanti alla ricerca di Fabiano, guadagna una rimessa in zona d'attacco la squadra di Pasquale La Macchia per l'intervento di Davi. Rimessa che sta per essere effettuata da Capitan Contini. Futura in zona d'attacco, vediamo Contini, serve Perrucci che con un complice una deviazione ottiene un calcio d'angolo. Si resta in zona d'attacco, possesso di palla per la squadra ospite con Contini che va a battere questo calcio d'angolo. Sistema il pallone Contini, vediamo ancora all'indietro per Perrucci che poi non lo controlla, palla che finisce fuori e la rimessa questa volta è per l'Orsa. Orsa rimessa che battuta con Rispoli servito da Cesar Cosano. Ancora pallone di ritorno per il giocatore con la maglia numero 29 dell'Orsa. Ancora Cosano.
supera la metà campo Cosano, poi costretto a retrocedere su Davì che chiama in causa Rispoli, affrontato da João Alonso. Rispoli riesce a servire Saverio Giordano all'indietro per Cosano. Vediamo Cosano, si accentra e scarica su Davì, dialogano i due giocatori dell'Orsa. Ancora Davì, allarga sulla sinistra per Rispoli, in avanti per Giordano, al centro, oh, si chiude il triangolo tra Giordano e Rispoli e poi la difesa della Futura però alla meglio, poi è Giordano che spedisce la sfera in fallo laterale nel contrasto con Contini. Contini che ottiene una rimessa e la batte lui stesso a beneficio di João Alonso. Vediamo che supera la metà campo il folletto brasiliano, va via per un attimo a Cosano, poi effettua una conclusione però improbabile che finisce lontana dallo specchio della porta. L'Orsa che può riprendere e può riportarsi in avanti. Intanto vediamo ancora Giordano affrontato da Contini, poi Mancini che non arriva sulla sfera, poi va a disturbare l'azione di Giordano e concede una rimessa laterale alla squadra ospite, alla squadra di casa. Rimessa che sta per essere battuta da Davì a beneficio di Cesar Cosano, da questi ancora a Saverio Giordano. In avanti per Sciarnoschi ancora e Capozzi si salva di nuovo in corner. Una grande reattività da parte del portiere della Futura Matera all'esordio dal primo minuto oggi in campionato. Vediamo ancora Sciarnoschi che non è precisa la sua conclusione dalla distanza e nulla di fatto, rimessa in gioco effettuata da Capozzi per la Futura che ha messo sui piedi di Claudio Fabiano. Claudio Fabiano avanza a piccoli passi, poi serve João Alonso, da questo in avanti per Mancini. Mancini protegge la sfera dall'attacco degli avversari, poi è dipinto che però non riesce a tenere in campo la sfera e concede una rimessa laterale alla squadra di Pasquale Lamacchia. Patrick Dipinto che ha fatto ritorno all'Orsa dopo la breve parentesi in Serie A2 con il Real Rogit di Mister Tuoto fino a dicembre. Vediamo palla tra i piedi di João Alonso, siamo nella metà campo dell'Orsa. João Alonso avanza, studia il piazzamento dei compagni e serve Fabiano, in cerca di restituire la sfera Fabiano al proprio compagno, ma non è facile preda della difesa di casa. Intanto vediamo ancora che si esaurisce in fallo laterale un tentativo di Dipinto che è Futura che guadagna un'ulteriore rimessa laterale. Vediamo che Fabiano che va via a Davì che costringe al fallo il numero 17 dell'Orsa e viene ammonito e protesta nei confronti del signor Daddato, il giocatore spagnolo, poiché diceva è il primo fallo, mi ammonisci. Evidentemente ha giudicato falloso eccessivamente il contatto, l'intervento del giocatore spagnolo ai danni di Fabiano, il signor Daddato di Verona, signor Daddato che ha un precedente vittorioso per la Futura Matera, quello giocato lo scorso 3 novembre in casa con il Traforo, Futura che si impose per 5-4. Vediamo Contini che effettua la rimessa laterale, serve Stigliano pressato da Dipinto, chiama direttamente in causa il proprio portiere Capozzi che è pronto a effettuare un lungo lancio in avanti alla ricerca di Mancini, ma non raggiunge però la sfera il giocatore molisano e la rimessa è per l'Orsa. La rimessa è per l'Orsa, già battuta da Cosano che ha servito Davì che a sua volta ha dato a Scarnosci. Vediamo Dipinto che all'indietro per Davì, ci prova ancora Davì e Capozzi che interviene ancora sulla sfera, poi Stigliano lotta sulla palla con Dipinto e ancora Capozzi con i piedi impedisce a Sciarnoschi di arrivare prima di tutti sulla sfera, poi non riesce la transizione in ripartenza della Futura. Palla in fallo laterale quando siamo esattamente alla metà del secondo tempo e il punteggio è fermo sul 2-2, partita che potrebbe essere decisa da qualsiasi episodio, in qualsiasi momento. Vediamo la
l'Orsa in avanti con Sciarnoschi, affrontato da Contini, prova e palla che colpisce l'esterno della rete e guadagna un calcio d'angolo, però la squadra di casa, l'ultimo tocco, anzi no, si tratta di rimessa dal fondo, non è stato ravvisato il tocco di nessun giocatore con la maglia della Futura da parte del direttore di gara. Intanto Contini, che aveva toccato evidentemente sull'incursione di Sciarnoschi, resti mette sportivamente in fallo laterale la sfera e regala la rimessa ai giocatori di casa, gesto che viene apprezzato dal pubblico del Pala Ercole e gesto che viene apprezzato appunto dagli spettatori del Pala Ercole, che applaudono la sportività del capitano della Futura. Tanto vediamo ancora l'Orsa che insiste con Cesar Cosano, affrontato da Stigliano, va via con una finta, poi riesce ad andare via anche a Contini, ma non riesce a tenere la sfera in campo e se la trascina fuori. Rimessa squadra di Pasquale Lamacchia, già effettuata da Capozzi per Joao Alonso per Stigliano, tallonato ancora da Cosano, in avanti per Mancini che scarica su Contini dall'altra parte, in avanti ancora per Joao Alonso che difende la sfera dall'attacco degli avversari, poi prova a tagliare in mezzo il folletto brasiliano, ma viene chiuso in fallo laterale per l'intervento della retroguardia dell'Orsa. Rimessa per la Futura quando siamo appena dopo la metà campo, quando se ne sono andati quasi 11 minuti nel secondo tempo, punteggio fermo sempre sul 2-2. Rimessa battuta da Contini con Mancini che prova ad andar via, vince una serie di rimpalli, poi mette al centro e Cesar Cosano e interviene provvidenzialmente e impedisce che la sfera raggiunga di nuovo Contini, e sarebbe nata un'occasione pericolosissima per Contini, aveva davanti a sé la porta, intanto sbaglia Joao Alonso e favorisce l'intervento di il recupero di Cesar Cosano, che batte di prima intenzione, ma Capozzi si salva in calcio d'angolo ancora una volta e il gioco è fermo in questo momento per il time out chiesto dalla panchina dei padroni di casa dell'Orsa, quando siamo esattamente al undicesimo minuto e 3 secondi del secondo tempo. Punteggio è fermo sul 2-2 tra Orsa e Futura. La sequenza dei gol è la seguente: al quarto del primo tempo Davi ha portato avanti i padroni di casa, al 19° minuto è pervenuta al pareggio la Futura con Joao Alonso, poi è tornata nuovamente avanti pochi secondi dopo la formazione di mister Fabio Siviglia, sempre per merito di Davi, e all'inizio del secondo tempo capitan Contini con una giocata davvero di vera fantasia, purissima fantasia, ha rimesso tutto in parità. Riprendiamo la linea quindi qui dal Pala Ercole, quando sta per riprendere il gioco con un calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla formazione di casa, viene battuto da Siviglia, ancora Davi che arriva poi sulla sfera e non viene ravvisato il fallo ai danni di Sciarnoschi, che resta a terra per il contrasto su Stigliano. Interviene poi il direttore di gara che si va a sincerarsi delle condizioni del giocatore brasiliano Giuliano Sciarnoschi, che tra i due, Sciarnoschi e Stigliano, sono ex compagni di squadra ai tempi dell'Avis Borussia Policoro, quando furono protagonisti nella stagione 2013-2014 della grande cavalcata che culminò con la storica promozione della squadra dello Ionio in Serie A2. E intanto intanto sta per riprendere il gioco con una rimessa a favore della squadra di casa, con l'Orsa, con Patrick Dipinto che è pronto a effettuarla.
vediamo sulla sfera il giocatore con la maglia numero 11, ma il gioco è ancora fermo poiché è stato richiesto esattamente nel punto dove reclamava il fallo Sharnowski. È stato richiesto l'intervento dello spazzolone da parte dei direttori di gara. Tanto sembra che si dovrebbe riprendere a breve con Patrick Di Pinto pronto a effettuare la rimessa in gioco. Lo avviene in questo momento a beneficio ancora di Sharnowski, che allarga su Davi, ci prova Davi e Capozzi la guanta in due tempi, lungo lancio in avanti alla ricerca di João Alonso, che però viene anticipato nel gioco aereo da Cesar Cosano, che lo chiude in fallo laterale. Rimessa in zona d'attacco a favore della futura Matera, con João Alonso che la va a battere. Viene rettificato il punto di battuta, è João Alonso che posiziona la sfera, poi serve Mancini, poi attenzione la battuta di Stigliano all'improvviso non viene ribattuta dai giocatori dell'Orsa, palla che però resta tra i piedi di João Alonso che gioca all'indietro per Contini, che restituisce palla a João Alonso, va via, attenzione Mancini scivolata, non aggancia, occasionissima ancora per la futura di passare in vantaggio per la prima volta in questa partita. Mancini per un soffio non è riuscito a dare la giusta deviazione alla sfera, intanto vediamo ancora Mancini e ancora lui sbaglia clamorosamente. Mancini, finisce alta la conclusione del pivot della futura, non ce la fa Mancini a centrare lo specchio della porta. Due occasioni in rapida successione per la futura, davvero futura che si sta facendo vedere molto di più in questo secondo tempo dalle parti di, attenzione poi, dalle parti dicevamo di Bertoli, e poi intanto Sharnowski per poco non stava per sorprendere Capozzi, che gli ha detto si è salvato in qualche modo, e nel frattempo lo stesso Sharnowski lascia il campo a Cesare Rispoli. Anche Rispoli faceva parte dell'armata invincibile Avis Policoro 2013-2014. Rispoli che ha vinto tanto nella sua carriera. Vediamo ancora l'Orsa in avanti con Cosano, però fermato da Mancini che riesce però poi per un attimo perde palla, poi Contini la protegge in fallo laterale. La rimessa è per la squadra di Mister La Macchia. Intanto esce un esausto João Alonso e un altrettanto esausto Francesco Mancini, lasciano il posto rispettivamente ai rientranti Claudio Fabiano e Marco Perrucci. Tanto si riprenderà con una rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Vediamo in avanti per Dipinto che va via con un gioco di piedi efficace, però poi viene fermato all'ultimo da Stigliano, non riesce però a portare correttamente, a far proseguire la transizione. Contini, ancora rimessa per i padroni di casa quando siamo a poco più di 7 minuti dalla fine della partita, sempre 2-2 tra Orsa e Futura. Vediamo ancora l'Orsa con Cesar Cosano, da questi a Patrick Dipinto, affrontato da Contini e Stigliano, allarga su Rispoli che restituisce la sfera al numero 11 con la casacca dell'Orsa, reclama un fallo Perrucci ma non intervengono i direttori di gara. Palla tra i piedi dell'Orsa con Cesar Cosano che cerca di eludere con una finta Stigliano, poi riesce a servire Rispoli affrontato da due avversari, costretto a retrocedere Rispoli. Vediamo ancora con Davi, scambi tra Davi e Patrick Dipinto, da questi a Cesar Cosano. Ancora palla tra i piedi di Davi, l'autore della doppietta per l'Orsa. Pallone all'indietro ancora per Cesar Cosano che con una serie di finte riesce a servire Rispoli. Poi attenzione, viene ravvisato un blocco di Cesare Rispoli e Rispoli riceve il suo secondo cartellino giallo e viene espulso quando siamo esattamente sta per scoccare il minuto numero 14 del secondo tempo. Espulso Cesare Rispoli. Rispoli che deve abbandonare il campo. Finisce qui la partita dell'ex giocatore della futura Matera, Cesare Rispoli, espulso per reo di un cattivo fallo commesso su Claudio Fabiano. Non ha esitato un solo istante il signor Daddato a estrarre il secondo giallo e successivamente il rosso all'ex giocatore
della futura Matera, che si è accasato qui alla Lors Avis Borussia nel mercato dicembrino, quando dopo la non felice esperienza con la casacca del Bernardo. Intanto esce Rispoli, si sta portando fuori, rientra negli spogliatoi Rispoli e si riprenderà con un calcio di punizione a favore della Futura, che in questo momento è in superiorità numerica. Vedremo se la farà valere questa superiorità la squadra di Pasquale Lamacchia. Vediamo che riprende il gioco con Stigliano, Futura che si porta in avanti con serve Mancini per Stigliano, da questi a Contini che evita con una finta Dipinto, poi attenzione, la recupera Mancini, non era stato perfetto il controllo del capitano della Futura, ancora Stigliano per scambia con Mancini, da questi a Fabiano, tiene ancora la sfera Fabiano, poi prova una conclusione velleitaria che però viene messa fuori senza problemi dai giocatori avversari. Rimessa per la Futura, battuta da Mancini a beneficio di Stigliano. Orsa che è tutta rintanata poiché è in inferiorità numerica. Vediamo la Futura che chiede di allargarsi ai propri giocatori, mister Lamacchia. Vediamo Fabiano, attenzione, non riesce a raggiungere la sfera Stigliano, ma la recupera ugualmente il numero 10, ancora la Futura, vediamo Stigliano, attenzione Stigliano, non riesce a indirizzare la sfera verso la porta di Bertoli, ha fatto un muro invalicabile davanti al proprio portiere, le residue risorse dell'Orsa in questo momento in campo. Vediamo, il gioco è ripreso con la Futura che può ancora imbastire un'azione offensiva. Vediamo Fabiano che chiama in causa Stigliano, ma recupera l'Orsa, poi attenzione, vediamo Contini, non se la sente di calciare e l'Orsa, attenzione, può ripartire seppur in inferiorità numerica, se ne va avanti Dipinto, la rimessa è per la Futura, ma viene segnalato un fallo cumulativo commesso dalla Futura Matera e viene segnalato il fallo dal signor Daddato. E intanto viene chiesto il time out dalla panchina di mister Lamacchia, che vuole sfruttare questi ultimi secondi a disposizione con la superiorità numerica. È stato chiesto il time out e vedremo cosa avrà da dire il mister della squadra ospite ai propri giocatori. Futura che non vince in trasferta esattamente dal 15 dicembre scorso, quando fu corsara sul campo della Diaz Bisceglie, si impose con il punteggio di 2-1. Tanto ci sono degli accenni di proteste sulla panchina della squadra di casa, che reclamavano il fallo ai danni di Patrick Dipinto, fallo che è stato segnalato solamente in maniera cumulativa da parte del direttore di gara. Intanto gioco che dovrebbe riprendere a breve, si riprenderà con un possesso sempre per la Futura Matera, una rimessa laterale che sta per essere battuta da Francesco Mancini. Futura che deve provare a sfruttare questa superiorità numerica. Vediamo che batte Mancini, chiama in causa direttamente il proprio portiere Capozzi, avanza Mancini, supera la linea di metà campo in questo momento, palla sui piedi di Osvaldo Stigliano, di ritorno a Mancini, ancora per Fabiano, ancora attenzione, non si capiscono Stigliano e Fabiano, e palla recuperata dal portiere Bertoli, poi Stigliano con un gioco d'astuzia favorisce l'intervento del proprio portiere. Vediamo Mancini che avanza, perde per un attimo palla ma la recupera Claudio Fabiano, ancora Mancini vediamo Fabiano si avvita in acrobazia, palla di poco fuori, Fabiano ci ha abituato a questi numeri nel gioco in acrobazia, il numero 22 della Futura. E intanto si ristabilisce la parità numerica, non è stata brava la Futura a sfruttare il vantaggio per quanto riguarda il conto degli uomini. Rientra in campo Fabio Siviglia con la casacca numero 20,
di nuovo parità numerica tra le due squadre. Tanto vediamo ancora palla tra i piedi di Mancini, che viene fermato fallosamente dall'intervento di Dipinto, che commette fallo sul pivot molisano. È intervenuto senza esitazione il signor La Calamita di Bari per sanzionare l'irregolarità commessa dal numero 11 con la casacca dell'Orsa nei confronti di Francesco Mancini, quando siamo a meno di 4 minuti dalla fine, punteggio che vede le due squadre sempre in parità 2-2. Vediamo sul punto di battuta, confabulano Stigliano e Contini, non sappiamo se stanno, cercheranno di applicare uno schema oppure tenteranno direttamente la conclusione verso la porta difesa da Bertoli. Vediamo che Mancini e Fabiano cercano di compiere azioni di disturbo verso la porta. Intanto prova Contini, pallone però alto sopra la traversa, intanto il lungo che non raggiunge, va a vuoto Contini e poi Capozzi ancora miracoloso su Cesar Cosano, grande parata del portiere della futura Matera, che ha impedito alla sfera di finire alle sue spalle mandandola in corner. Non era stato efficace l'intervento di Contini, che aveva mancato l'intervento in chiusura e aveva spianato la strada a Cesar Cosano, ma il tentativo del numero 29 di casa è stato fermato da un grandissimo Capozzi. Calcio d'angolo a favore della formazione di mister Fabio Siviglia, battuto dallo stesso Cesar Cosano. Si attende solo il fischio del direttore di gara, fischio che avviene in questo momento. Angolo battuto, vediamo Davi, prova una conclusione ma ribattuta, palla però che resta tra i piedi dei giocatori dell'Orsa con Cesar Cosano all'indietro per Davi, da questi ha Dipinto, ancora Davi per Fabio Siviglio. Dialogano i giocatori dell'Orsa con Cesar Cosano, chiede il blocco a mister Siviglia nei confronti di Mancini, ma non ci sono spazi. Attenzione però, vediamo Dipinto in qualche modo, Siviglia all'indietro, palla ancora tra i piedi dei giocatori dell'Orsa con Davi che prova a tagliare al centro ma non ci riesce, però la palla resta tra i piedi di Davi, dello stesso Davi, all'indietro per Bertoli. Lungo lancio di Bertoli in avanti per Dipinto, Contini ci prova in due tempi, Contini riesce a scaraventare fuori la sfera e a regalare un'interessante rimessa laterale alla squadra di casa quando mancano meno di 3 minuti al termine. Rimessa battuta da Dipinto all'indietro per Davi, da questi a Cesar Cosano, ancora Davi. Orsa che si butta in avanti disperatamente in questi minuti finali. Vediamo Dipinto affrontato da Contini, poi da Fabiano, ma riesce a servire in qualche modo Davi. Ancora il numero 17, Davi in possesso di palla, scambia con Cesar Cosano. Cosano affrontato da João Alonso, ancora Cosano con una finta, lo mette a sedere, poi chiude Contini in fallo laterale. Caparbia l'azione di Cesar Cosano. Attenzione, vediamo, recupera la futura con Stigliano che si porta in avanti. Stigliano viene però in qualche modo fermato prima da Dipinto, poi da Davi, ma recupera ancora la futura con Fabiano. Fabiano, ci prova Fabiano e con le mani si salva ancora Bertoli. Non c'è un attimo di respiro per nessuna delle due squadre. Capovolgimenti continui di fronte da una parte e dall'altra. Vicinissima al vantaggio l'Orsa, vicinissima al vantaggio la futura. Ancora Fabiano ci prova, agguanta impresa sicura il Bertoli e poi sul seguente rinvio João Alonso mette in fallo laterale. Mancano meno di 2 minuti al termine, le due squadre stanno dando tutto in questo istante. Attenzione, palla che finisce sul palo, Sivi clamoroso per l'Orsa, vicinissima al nuovo vantaggio, una carambola che stava premiando la squadra di mister Fabio Siviglia con lo stesso coach che è in campo in questo momento. Palla che ha finito però la sua corsa sul palo,
Vediamo ancora Siviglia, si gira su Fabiano e viene fermato fallosamente da Fabiano. Calcio di punizione interessante per la squadra di casa quando siamo a 1:29 dal termine. Orsa che ha questa opportunità su calcio di punizione. Vediamo che probabilmente andrà a battere Giuliano Sciarnoschi che ottiene il cambio dal numero 29 Cesar Cosano. Un'azione interessante per Orsa in questo finale. Vediamo che Capozzi dispone la sua barriera. Vediamo chi tra Dipinto e Sarnoschi andrà alla battuta di questo interessante calcio di punizione. Fischio che avviene in questo momento, Sarnoschi e trova la ribattuta di Capitan Contini col volto e poi rimane per un attimo dolorante il capitano della Futura che ha deviato con il volto in calcio d'angolo. Gioco che sta per riprendere con Dipinto che viene fermato in qualche modo Dipinto, poi lo stesso Dipinto commette fallo su João Alonso e la Futura può respirare a 1:10 dal termine. Futura che sta per battere questo calcio di punizione con Contini, ancora triangola con João Alonso da questi a Fabiano, attenzione, non si capiscono Fabiano e Stigliano, ma la Futura conserva il possesso di palla con Stigliano, poi João Alonso è chiuso in fallo laterale da Giuliano Sciarnoschi. Rimessa per la Futura in avanti, Stigliano tallonato da Davì, protegge la sfera Stigliano, poi è chiuso e lui però è stato lui l'ultimo a toccare e siamo entrati nell'ultimo giro di lancette di questo secondo tempo entusiasmante. Ultime speranze per Orsa e Futura di tentare il colpaccio. Vediamo l'Orsa in avanti con Dipinto fermato ancora una volta dalla chiusura efficace di Capitan Contini, rimessa in gioco già effettuata da parte dell'Orsa. Vediamo poi Sciarnoschi fa da ostacolo e impedisce che si concretizzi il passaggio ad indirizzo di Siviglia. Vediamo Fabiano in avanti affrontato da Davì per Stigliano, attenzione Stigliano, si salva ancora Bertoli e poi vediamo è scoperta per un attimo la Futura, riprendono posizione tutti i giocatori, siamo davvero alle battute finali della partita. 20 secondi a termine, attenzione Capozzi agguanta in presa sicura e fa sua la sfera. Futura in possesso di palla con João Alonso che poi viene fermato fallosamente da Dipinto e viene espulso da Siviglia, espulso direttamente Fabio Siviglia quando mancano poco più di 10 secondi alla conclusione dell'incontro, espulso l'allenatore giocatore Fabio Siviglia, rosso diretto per l'intervento falloso nei confronti di João Alonso. Espulso Fabio Siviglia. Intanto ci sono delle intemperanze sugli spalti da una parte e dall'altra. Vediamo che l'Orsa deve giocare questi ultimi secondi in inferiorità numerica. Vediamo cosa sarà in grado di fare questa volta la Futura Matera con l'uomo in più, ma manca davvero pochissimo. 10 secondi e 75 centesimi. Gioco che riprende con Stigliano che ha servito Fabiano. Attenzione però, perde palla malamente Fabiano. L'Orsa può approfittarne, l'Orsa e c'è il gol. Clamoroso, ancora Davì. Clamoroso, non si possono perdere partite così, non si possono perdere le partite in questo modo, non si possono perdere le partite in questo modo. L'Orsa che vince, ci ha creduto fino alla fine, seppur con l'inferiorità numerica, con l'uomo in meno. Manca esattamente un minuto e 54, un secondo e 54 centesimi. Futura che viene punita poiché non è stata capace di gestire la superiorità numerica. Davì, ancora è lui l'uomo di giornata, è lui l'uomo di giornata. Vince con merito l'Orsa.
si attende solo il suono della sirena. Si attende solo il suono della sirena, gioco che non riprende. Nulla ha potuto questa volta Capozzi. L'Orsa che vince, Futura che deve ancora una volta mangiarsi letteralmente le mani per l'occasione sprecata, buttata alle ortiche. Occasione sprecata, buttata alle ortiche da parte della squadra di La Macchia, che evidentemente non ha ancora ritrovato la cattiveria giusta che serve in questo tipo di partite. Orsa che vince meritatamente, intanto Capozzi ci prova e palla che finisce fuori, finisce qui, si esaurisce qui e finisce. L'Orsa vince e alla fine possiamo dire che la vittoria sia meritata per la poiché è la squadra che ci ha creduto di più. La Futura non ci ha creduto nemmeno quando si è trovata in superiorità numerica. Intanto ci sono le lacrime di alcuni giocatori della Futura che non ci stanno, ma il campo premia ancora l'Orsa per grazie al gol messo a segno nel finale da parte di Davi, tripletta da parte del giocatore spagnolo che decide. Per me qui è tutto. Chiudiamo il collegamento e lo riprenderemo se saremo in grado di portare al microfono alcuni protagonisti. Tanto chiudiamo qui. Riprendiamo nuovamente la linea dal Pala Ercole di Policoro, dove si è appena concluso il confronto tra Orsa e Futura, valido per la settima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie B. Ha vinto l'Orsa in maniera rocambolesca con l'uomo in meno, ricordiamo, ha vinto a meno di 2 secondi dalla fine. Noi abbiamo qui un raggiante ex di turno, Cesare Rispoli. Cesare, ci avete creduto fino alla fine e avete raccolto il giusto premio? Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo peccato sotto porta all'inizio, abbiamo sbagliato qualche gol in più. Mi aspettavo questa squadra materana, i miei ex compagni molto determinati, e faccio i complimenti perché veramente hanno i punti che ci hanno, non sono lì per caso. Noi abbiamo vinto un po' rocambolescamente, però penso che comunque non abbiamo rubato niente, perché il portiere penso che ai punti ha fatto molte più parate. Poi io ho visto la partita così, non sono di parte, cioè sono di parte, però complimenti a noi, complimenti a loro per la salvezza. Un risultato per voi comunque importantissimo oggi, che vi consente di andare ad affrontare uno scontro ancora più diretto sabato prossimo contro il Bisceglie, che partite da un più 6 a vostro favore, Cesare. Sì, abbiamo uno scontro sabato prossimo e contro il Bisceglie siamo un po' disqualificati, però sì, 3 punti per noi sono fondamentali. Va bene, grazie a Cesare, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Io vorrei qui al microfono il presidente Antonio Esposito, il presidente della Futura, un presidente che non ci crede ancora neanche lui a quello che è successo. Un blackout che alla fine per 2 volte non abbiamo sfruttato la superiorità numerica e alla fine ci è stata fatale, proprio a meno di 2 secondi dalla fine. Sulla prima superiorità numerica ci può anche stare che non riesce a segnare, perché comunque abbiamo visto un'Orsa quadrata, ordinata, ha concesso poco. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, perché abbiamo rimesso in piedi la partita per 2 volte, i ragazzi sono stati molto bravi, l'abbiamo condotta anche bene su certi tratti. Io l'ultimo gol non l'ho neanche visto perché stavo per andare via.
è impensabile prendere un gol con una superiorità numerica. Poi mi hanno detto che c'è stato un errore clamoroso, non so di chi, non voglio neanche saperlo, non voglio vedere le immagini, ma così fa molto male, fa molto male. Adesso dobbiamo un attimo cercare di sbollire questa e cercare di ripartire. Non si crede, non ci credete ancora, non ci crediamo ancora per come sono andate le cose. Cioè, tutto ci si aspettava quando è stato espulso anche Patrick Di Pinto, ma alla fine dobbiamo accettare questa ennesima sconfitta. No, ma ripeto, la superiorità numerica non è detto che si fa gol, ma non bisogna prenderlo, non bisogna prenderlo in maniera così clamorosa. Però dai, comunque la squadra nell'arco del campionato comunque ha fatto ben figurare, forse si sente un po' la mancanza di un condottiero come Gasparetto, ma non può essere un alibi questo, la squadra deve continuare a dare tutto fino all'ultima partita. Grazie ad Antonio Esposito. E noi prendiamo atto quindi di questa sconfitta della futura Matera in casa qui dell'Orsa. Finisce, è finita 3-2, ha deciso ancora una volta un gol di Davi, che ha messo a segno tutti e tre i gol della squadra di Patron Siviglia e ha regalato un'ulteriore boccata d'ossigeno che proietta davvero la squadra di Sant'Arcangelo lanciata verso una salvezza a questo punto meritatissima. Noi chiudiamo qui la linea dal Pala Ercole di Policoro, vi diamo appuntamento al prossimo evento sui canali sportcom.tv e vi lascio qui, buon proseguimento di serata e buon weekend da Ricky Panariello.